perimetro, sicurezza. Sicurezza, ma subito dopo la legittima difesa. Proprio stamattina c'è Renzi che dice sta strumentalizzando la vicenda dell'imprenditore. Ma la Lega e il governo stanno risolvendo problemi irrisolti da anni. Di un decreto che limita il business dell'immigrazione clandestina, che dà più potere ai sindaci, che inasprisce la lotta alla mafia e alla droga. La legittima difesa sarà un diritto sempre e comunque di giorno e di notte. Sto preparando io personalmente, come senatore, non come ministro, un disegno di legge per inasprire le pene nei confronti degli spacciatori. Sono equivalente agli assassini. Un decreto che esce dal Ministero dell'Interno, che garantisce il controllo delle regole e della sicurezza in Italia, non ci possono essere dubbi di costituzionalità. Chi ha letto il decreto si rende conto che il sistema SPRAR non viene toccato, anzi, avranno più diritti i rifugiati veri che oggi a volte erano fuori dal sistema SPRAR. Perché se tu dai tutto a tutti, anche a chi non ne ha diritto, gli aventi diritto stanno fuori dalla porta. Altra barzelletta, e il PD evidentemente non ha letto il documento, è che noi aiuteremo e incentiveremo i centri piccoli. Perché nei centri grossi la spesa che ho tagliato arriverà a essere circa di 19 euro, pensiamo a Mineo, pensiamo ai centri che abbiamo ereditato con migliaia di persone, nei centri piccoli la spesa arriverà a essere di 25-26 euro a testa. La manovra, state lavorando per avvicinarvi alle... Giorno e notte stiamo lavorando, meglio, ci sono gli esperti che stanno facendo di conto giorno e notte per valutare quanti soldi effettivamente nel 2019 serviranno per garantire il superamento della Fornero, per garantire la riduzione delle tasse alle partite IVA, per garantire il reddito di cittadinanza. Per un taglio più consistente del deficit, non solo lo 0,2 con no. No, quota 100 abbiamo sempre detto all'inizio del 2019, no, all'inizio, per me l'inizio del 2019 non è aprile, l'inizio del 2019 se non è gennaio per motivi tecnici evidenti, perché tu coinvolgi circa 500.000 di persone. Però mi auguro che sia febbraio. Non verrà tolto nulla dalla quota 100 che garantisce la possibilità alla pensione a 500.000 di italiani. Se gli esperti ci diranno che abbiamo messo a bilancio più soldi del necessario per garantire questo diritto, è chiaro che quei soldi in più li useremo per fare altro. Lei ha detto di aver incontrato degli investitori per quanto riguarda i BTP. Ci può fare qualche nome, può precisare meglio? Non faccio nomi e non faccio cognomi, però è gente che non solo non ha venduto titoli, ma ha tenuto quelli che aveva e ne comprerà di nuovi. E come finirà la questione del Global Compact? C'è l'assemblea a Marrakesh, dove il governo italiano non parteciperà, facendo la scelta più democratica che si possa fare, che hanno fatto anche gli svizzeri, ovvero sia, essendo una repubblica parlamentare, il governo rispettosamente, trasparentemente, aspetterà che sia il Parlamento. La mia posizione la conoscete, sull'immigrazione decidono l'Italia e gli italiani. E quando è che...